Il 2013 è un anno ancora più difficile rispetto agli altri per i primi cittadini. Pier Guido Vanalli, i sindaci che cosa chiedono al governo ma anche al Parlamento? Beh, al governo chiediamo quest'anno quello che già avevamo chiesto l'anno scorso, di fare un passo indietro sui provvedimenti che il governo Monti aveva intrapreso e attuato, perché hanno messo in croce le già misere casse di ogni comune, soprattutto i nostri comuni del nord che negli anni erano riusciti ad accantonare qualcosina per poter investire di anno in anno e che invece adesso col patto di stabilità, la tesoreria unica e tutte le altre questioni legate al Salva Italia per loro hanno appunto complicato tantissimo la vita degli amministratori e di conseguenza dei cittadini. A fine anno arriva anche la mazzata della Tares. La Tares a fine anno perché è stata continuamente posticipata. Era una cosa che chiedevamo anche questo l'anno scorso, fosse posticipata e non entrasse in vigore, invece continuavano a dire che bisognava assolutamente attuarla perché serviva per il Salva Italia anche quello. Giusto in questi giorni abbiamo potuto dimostrare che in realtà i 30 centesimi che il governo chiede ai cittadini non è per rendere più servizi ma semplicemente per avere soldi da girare per l'ennesima volta alle regioni del sud. In questi giorni i primi cittadini d'Italia protestano per quanto riguarda la prostituzione, le donne in giro sulle proprie strade. C'è una proposta di legge della Lega Nord che sembra che alcuni primi cittadini la stiano facendo anche loro, ovvero riaprire le case chiuse. Lei cosa ne pensa? Sì, ci sono. Allora, sicuramente è una situazione da diciamo normalizzare. Non è possibile continuare sulle nostre strade con gli spettacoli che si vedono da tanti anni a questa parte. La nostra è una proposta seria, una proposta che va anche nella direzione del far pagare le tasse a chi le sta evadendo così platealmente da sempre. È una proposta che va presa a seria considerazione. Posso dire fortunatamente che dalle nostre parti non c'è questo problema, ma questo non toglie che anche noi dobbiamo impegnarci per arrivare a una pronta soluzione.